Cerchi il posto giusto per i tuoi amici a quattro zampe? Hotel Cani e Gatti a 5 stelle. Ampi box accoglienti e riscaldati. Recinti all'aperto. Tanto spazio verde sempre custodito. Studio Laser SRL. Lavorazioni lamiera, taglio laser, piegatura e saldatura. Studio Laser è in via Marcello 28B a Campo d'Arsego. Farmacia Santa Maria Assunta a Campo d'Arsego. Fitoterapia e cosmesi naturale. Offriamo prima visita con gli specialisti gratuita, perché la nostra missione è il vostro benessere. Cari telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento targato Mosaico. Quest'oggi per voi le nostre telecamere si trovano a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, per la tradizionale Fiera dell'Angelo, nonché 60esima edizione della Fiera degli Uccelli. Quest'oggi bancarelle, tanti animali, cani, gatti, cavalli, animali da cortile. Insomma, un po' di tutto per festeggiare il lunedì di Pasquetta in questo nuovo appuntamento targato Mosaico. Benvenuti. Lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, si è svolta l'edizione 2019 della Fiera dell'Angelo, che ha invaso le vie principali di Campo d'Arsego, che si diramano dalla casa comunale. Centinaia le bancarelle allestite nel grande mercato a cielo aperto che dal dopoguerra ad oggi si svolge tutti i lunedì, ma che in questa occasione festiva risulta arricchito ed ampliato. Migliaia i visitatori attesi, quasi 30.000 durante tutta la giornata, accorsi per passeggiare e fare i tradizionali acquisti. Iniziamo quindi la nostra visita della Fiera dell'Angelo 2019 direttamente da Piazza Europa, fulcro di Campo d'Arsego, su cui si affaccia anche il municipio, e incontriamo quindi anche il sindaco. Sindaco, una manifestazione veramente molto viva che richiama qui a Campo d'Arsego migliaia e migliaia di visitatori. Anche quest'anno la storia bisogna mantenerla e continuare, anzi è logico che per far questo bisogna avere tantissime persone a disposizione che ci danno la mano per la realizzazione di questo evento, perché richiama tantissima gente. Io devo ringraziare di cuore tutte quelle persone che in un giorno di festa sono qui per far divertire tanta altra gente. Dunque grazie veramente di cuore. Una giornata di festa, una giornata di commercio, una giornata in cui si celebra anche la Fiera degli Uccelli. Questo è un connubio che è cominciato un paio d'anni fa, appunto, e che prosegue. Da Nustro a noi e anche naturalmente al Comitato Fiera. Negli ultimi 3 anni abbiamo ampliato anche lo spazio del mercato, chiudendo appunto la strada principale, la strada regionale di Antoniana, per dare ancora la possibilità a più gente e anche più banchi del mercato di alloggiare. Spostiamo quindi all'interno del comune per visitare la sala di coordinamento, da cui insomma si organizzano tutte le operazioni per la buona riuscita e la sicurezza di questa edizione della Fiera dell'Angelo. Allora, come sta andando? Sono tantissimi volontari impiegati quest'oggi. Oggi i volontari impiegati sono circa una quarantina, suddivisi in 2 turni mattina e pomeriggio. Dalla mattina abbiamo iniziato alle 5, eravamo già operativi nelle nostre postazioni, e termineremo il tutto verso le ore 20, insomma. Lei oggi non si occuperà solo della protezione civile, ma un po' di coordinare il tutto. Sì, esatto. Oltre a coordinare i volontari di protezione civile di altri gruppi che abbiamo qui con noi, andiamo a coordinare anche le squadre di antincendio, sempre suddivise in più zone durante la manifestazione, insomma. Andiamo quindi a visitare la Fiera degli Uccelli. 60esima edizione della Fiera degli Uccelli qui a Campo d'Arsego, e incontriamo il presidente del Comitato Fiera. La vostra fiera appartiene ad un grande trofeo che è il Trofeo Veneto. Il Trofeo Veneto è una manifestazione che raccoglie 40 fiere, quindi 40 associazioni che nel Veneto fanno questa sagra, questa fiera a punteggio. E gli espositori degli esotici e canarini, acquisendo questo punteggio a fine stagione, acquisiscono un premio. Questo è un grande mercato, una grande possibilità per i bambini. Difatti la nostra fiera ormai da una 15 anni si è orientata verso la manifestazione appunto degli uccelli esotici e canarini, per avvicinare le famiglie e i bambini a questo mondo dell'ornitologia, che è un mondo un po' misterioso.
E questo grande evento non potrebbe esistere se non ci fosse anche la sinergia con la Proloco. E qui al mio fianco c'è il presidente Renzo Libralon, che come sempre si impegna con il suo staff per dare una mano ad organizzare tutto questo. Sono 25 anni che collaboriamo assieme con il comitato, organizziamo tutta la logistica, la sistemazione di vari stand, gestiamo le entrate. Anche quest'oggi abbiamo volontari da stamattina alle 6 fino alla stasera alle 6. Ringrazio molto anche il consorzio delle Proloco che ci ha dato una mano all'interno del nostro comprensorio, insomma. Quest'oggi giornata di gara, giornata di fiera, giornata di commercio e giornata anche di cultura. Far conoscere gli animali ai bambini, ci sono i cani, ci sono i cavallini, ci sono i falchi, ci sono tanti animali che probabilmente qualcuno non ha visto, però qui hanno la possibilità di vedere questi animali che di solito non si vedono tanto in giro. Andiamo ora a conoscere i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo speciale. La vostra salute è la nostra missione, la vostra fiducia la migliore ricompensa. La farmacia Santa Maria Assunta è speciale grazie ai numerosi servizi che offre. Oltre al pressorio cardiaco ed elettrocardiogramma con velocissimo referto del cardiologo. Test intolleranze alimentari Recaller con progetto alimentare personalizzato. Bioimpedenziometria con valutazione infiammazioni, scambio idrico intra-extracellulare, misurazione massa magra e grassa. È la farmacia ideale anche per gli sportivi, con una linea dedicata di prodotti garantiti e controllati. Potrete trovare anche corsi per mamme con fisioterapista neonatale per imparare a massaggiare il neonato e tantissimi altri servizi gratuiti, quali uno specialista per l'analisi della postura e prima visita fisioterapica, il consulto con una dietista, 3 incontri con una psicologa e l'analisi gratuita della pelle con consiglio e scuola di make-up solo per te con i loro prodotti. È inoltre riconosciuta dall'OMS come farmacia amica del bambino ed è attenta a scegliere prodotti veramente naturali ed ecosostenibili. La farmacia Santa Maria Assunta si trova in via Antoniana 187 a Campo d'Arsego, Padova. Alle porte di Campo d'Arsego c'è una vera e propria oasi dedicata ai nostri amici a quattro zampe, l'Hotel Cani e Gatti, una storia familiare, una tradizione, un'attività più che trentennale. Ha cominciato mio papà nel lontano 1980 con l'addestramento di 2 pastori tedeschi, per poi passare nell'82-85 alla pensione per cani, che è proseguita con la struttura nuova nell'anno 2000, e adesso abbiamo la struttura bellissima con tutti i box riscaldati durante l'inverno, recinti all'aria aperta. I recinti e i box sono tutti fatti in modo che i cani non si possano disturbarsi, e poi hanno altri spazi dove vanno fuori 3 volte al giorno, dove li accudiamo, li guardiamo, li seguiamo sempre anche con gli occhi giorno e notte, insomma, in modo che i proprietari possano stare tranquilli, farsi delle vacanze tranquille senza avere l'ansia. Poi alleviamo pastori tedeschi Jack Russell, Bassotti e Cocker. Abbiamo anche un bellissimo gattile dove i gatti hanno un box per conto suo, stanno tranquillamente nella loro trasportino, nella loro cuccetta dove il proprietario ci porta, la loro copertina, il loro graffiatoio, la sabbietta, tutta la lettiera e tutto, insomma, sono anche questi con l'aria condizionata durante l'estate e riscaldate durante l'inverno. Quindi dove possiamo trovare questo paradiso? Vi aspettiamo per coccolare i vostri animali qui a Campo d'Arsego in via Pioga 53, chiamateci. Concludere in bellezza la giornata non può mancare l'esposizione canina. Sono tantissimi gli esemplari che arriveranno quest'oggi per contendersi il premio del migliore.
come ogni anno, il giorno di Pasquetta, teniamo questa manifestazione cinofila che è veramente di grande rilevanza, per cui abbiamo un sacco di cani che vengono iscritti, di varie razze, che vengono valutati da esperti in materia, per cui abbiamo dei giudici di gara che vengono ogni anno in questa manifestazione a darci questo supporto. In ogni ring vengono valutati tre tipi di razza, dopodiché verrà premiato il primo di razza per ogni ovviamente tipologia, e alla fine tutti i primi di razza verranno valutati in questo ring in cui abbiamo praticamente il best show, in cui tutti i primi di razza vengono rivalutati. E circondati da questi bellissimi esemplari si conclude il nostro speciale dedicato alla Fiera dell'Angelo, nonché 60ª edizione della Fiera degli Uccelli a Campodarsego. E vi ricordiamo che questo speciale, come tutti gli altri targati in mosaico, possono essere rivisti sul nostro sito internet www.tvavicenza.it cliccando sulla sezione Cultura alla voce mosaico. E non dimenticatevi anche della nostra app. Grazie per la vostra gentile e consueta attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Cerchi il posto giusto per i tuoi amici a quattro zampe? Hotel Cani e Gatti a 5 stelle. Ampi box accoglienti e riscaldati. Recinti all'aperto. Tanto spazio verde sempre custodito. Studio Laser SRL, lavorazioni lamiera, taglio laser, piegatura e saldatura. Studio Laser è in via Marcello 28B a Campodarsego. Farmacia Santa Maria Assunta a Campodarsego. Fitoterapia e cosmesi naturale. Offriamo prima visita con gli specialisti gratuita, perché la nostra missione è il vostro benessere.